Bentornati sul mio canale. Oggi vediamo un pezzaccio che è Make It There del grandissimo, immenso Eric Gates. Prima di proseguire, come sempre, vi ricordo di iscrivervi al canale, schiacciate la campanella, schiacciate tutto quello che c'è da schiacciare, come sempre. Intanto, per chi non conoscesse Eric Gates, io consiglio e straconsiglio di andarsi ad ascoltare delle cose, dei live su YouTube, perché è veramente una bestia assassina, ragazzi. È una specie di reincarnazione di Hendrix, ma mischiato con Eric Johnson, una figata, veramente, veramente pazzesco. Allora, Eric Gates, per chi non lo sa, è un chitarrista che in realtà è destro, ma suona da mancino. Però cosa fa? Si gira la chitarra al contrario, così, e si tiene il Mi basso sotto e il Mi cantino sopra. Quindi tutte le posizioni che gli vedete fare, se non avete un minimo di occhio, diventate semplicemente pazzi, perché è tutto completamente rivoltato. Oltretutto, per noi normalmente, e per noi destri intendo, è molto più semplice fare delle scale che vadano da una nota più acuta a una più grave, quindi in questo senso, ok? Che non questo, parlo mediamente. Ora, se voi ci pensate, lui con la chitarra al contrario, quando fa lo stesso movimento nostro, fa delle scale che musicalmente si muovono al contrario, quindi escono fuori veramente delle figate, delle frasi a cui noi poveri, comuni, destrosi non arriveremmo mai. Detto questo, il pezzo, come tutti i brani di Eric Gales, è in mi bemolle, perché lui, come Hendrix, Guns N' Roses e tanti altri, Stevie Ray Vaughan, accorda la chitarra mezzo tono sotto. L'improvvisazione iniziale è in mi bemolle, la lezione ve la faccio con la chitarra accordata normalmente, così non diventate pazzi. Allora, il riff non è nulla di particolarmente difficile in sé. Quello che è difficile è il senso del timing, del groove del pezzo, ok? Il riff si apre con questo. Quindi La, Do diesis, Re. E poi una bella stecca sul Mi basso. Dopo questo strappiamo i due cantini, il Mi e il Si. Ok? Atterriamo su questo bicordo di La, quindi suoniamo la quinta e la quarta corda, e otteniamo questo.
suonatelo così, così col mignolo, ogni tanto io vario, non ho... Dopo il La abbiamo questi due bicordi che sono un intervallo di tritono, Do diesis Sol e Re Sol diesis, quindi spostiamo questo avanti di mezzo tono. E ripetiamo, tutto qua, nulla di che. Ve lo suono una volta. Sol e La, power chord, proprio facile facile. Se guardate lui che lo suona è tutto al contrario, quindi vi sembra che faccia cose esoteriche, in realtà è molto semplice. Ok? Dopo la fine della prima strofa c'è questa piccola scala cromatica che va a Si, quindi Sol diesis, La, Si bemolle e Si. Potete farlo anche qua. Do settima, Si bemolle, Do settima, Si e riprende il riff. Nella prima parte, spesso, Eric Gales suona questi tipi di accordi, che sono un Mi nona, qui sui cantini, preso o così o così. E se guardate il video, se non sbaglio, del Dunlop Session, roba di qualche anno fa, suona Mi nona, Mi diminuito, e di nuovo Mi nona, ma con un altro voicing, quindi... Ora, cosa c'è di difficile? Di difficile c'è da tanto il muting delle corde e poi questo senso di groove di tuncia cucia cha che tunca cucia cha che tunca cucia cha che tunca rocan cucan cunca, che è complesso da mantenere perché rischia di diventare un pochino rigido se non si fa un po' di pratica. Per quello che concerne l'improvvisazione non c'è anche qui nulla di stratosferico, è un blues, un rock fichissimo che con la pentatonica ve la spangate proprio alla stragrande. Pentatonica minore di Mi, scala blu, pentatonica con le seste, che se non sapete cos'è andate a vedere i miei video di un po' di tempo fa, cercate sul canale. Ovviamente la scala dorica e volendo anche il Mi solidio, anche se lui non lo suona tanto il Mi solidio su questo pezzo, è un pezzo molto cattivo, quasi è al confine tra il funk e l'hard rock come blues, quindi è abbastanza scuro come sound, però volendo nulla vi vieta di... utilizzare la scala Mi solidia. Io spero di essere stato esaustivo anche oggi. Il pezzo è una figata, se non conoscete Eric Gales andatelo a vedere, vi metto la backing track sul canale, ovviamente con l'accordatura standard, così è più facile per tutti. Ci vediamo al prossimo video, un saluto, ciao!